Buonasera a tutti quanti voi cari amici di Barba Biancorossa e benvenuti in questo nuovo video. Dunque, sono stato assente per purtroppo motivi riguardanti un lutto che ha colpito la mia famiglia. Ho perso mia madre, quindi ovviamente non ho potuto fare il video per quanto riguarda la partita con lo Sud Tirolo, che comunque ho saputo che è stata una partita molto brutta, quindi cerco di ritornare un po' strada facendo col tempo che passa alla quotidianità, alla normalità, anche se la cosa è abbastanza fresca, quindi come potete comprendere bene è difficile, insomma, rimettersi in carreggiata, ma tocca farlo assolutamente. Veniamo al commento di questo commento a caldo di questa partita appena conclusasi, con Bari sconfitto per la seconda volta consecutiva per 2-0 dal Catanzaro. Le reti di Van de Putte su punizione nel primo tempo e di Iemmello nel secondo tempo. È stata una brutta partita. Il Bari sembra essere una squadra che non ha assolutamente carattere, ma sicuramente ha molti limiti, limiti che sono ovviamente riconducibili anche alla rosa di questa squadra, che ha dei giocatori che caratterialmente non sono tosti, ecco, diciamolo così, in questa maniera. Sono giocatori che sicuramente devono essere ricompattati, è un gruppo che ha degli alti e dei bassi, più bassi che alti, ovviamente, in questa stagione. Andando nel concreto, abbiamo notato forse un Bari, potremmo dire, migliore sotto l'aspetto dell'impegno nel secondo tempo, ma sempre, sempre poca, pochissima roba. Se non quel tiro iniziale di Lulic al secondo minuto, quando si era ancora sotto la nebbia, visto che la partita è stata rinviata di un quarto d'ora, posticipata, scusate, di un quarto d'ora. Dopo c'è stata quella splendida punizione, Brandon non ha potuto fare nulla, naturalmente. C'è stato un altro tiro di Iemmello che ha sfiorato il palo, smanacciato, schiaffeggiata la palla da parte dello stesso portiere brasiliano. L'unico tiro, se vogliamo, degno di nota, pericoloso, è stato quel tiro a giro di Di Cesare che ha colpito la parte alta della traversa. Il Bari sembra non uscire definitivamente da questo tunnel nel quale si è andato ad imbrigliare già da inizio stagione. Le colpe, le responsabilità, le sappiamo tutti quali sono. È una squadra che ha diciamo dei giocatori, dei componenti, dei profili con grossi limiti tecnici, a partire dai terzini, un centrocampo che non fa per niente filtro, un centrocampo che non riesce a superare la prima pressione dell'avversario, non riesce a ricostruire, a cucire il gioco dal basso, a costruire l'azione dal basso. Sembra una manovra sempre lenta, impacciata, macchinosa, dove ovviamente i centrocampisti offensivi, i mezzali e tanto più gli attaccanti sembrano non pungere per nulla. Abbiamo affrontato queste due trasferte, ovviamente, come vi ho detto prima, la prima non l'ho vista per ovvi motivi, questa di stasera l'ho vista. Iachini prova a dare, diciamo, uno stimolo in più a questa squadra, ma questa squadra non sembra recepire al meglio quelle che sono le prerogative di una squadra che comunque deve lottare per arrivare ottava a questo punto, per poter provare a lottare, per entrare appunto nell'otto. Nell'ottava posizione, che è il gradino più basso della griglia playoff. Per
Però strada facendo questo obiettivo sembra sempre più sfumare e si sembra sempre più una squadra che galleggia, sembra galleggiare a metà classifica. In attacco siamo molto sterili. Sì, magari c'è stato un giro palla maggiore da parte del Bari, però molti passaggi sbagliati, poca pulizia proprio nel fraseggio, sovrapposizioni inesistenti, cross fatti sempre male o comunque a mezza altezza, e non è possibile che le uniche occasioni pericolose debbano giungere sempre da un giocatore che ha la bellezza di 40 anni. Questo è tutto a compendio di questa partita. Si torna a casa quindi con un'altra sconfitta. Dopo le prime due partite vittoriose di Achini, seguono due sconfitte consecutive, tutte e due in trasferta. Iachini dice sempre: siamo alle elementari. Qua mi sembra di essere ancora più in basso delle elementari. Azzarderei all'asino nido, probabilmente. Se non si svegliano questi giocatori, si fa dura, e si fa dura soprattutto guardando le squadre che sono dietro al Bari. E quindi le squadre che comunque sono avanti si staccano sempre più. Adesso non so quanti punti siamo distanti dall'ottavo posto, credo il Brescia a 35, il Bari mi sembra fermo a 33, mi correggerete nei commenti qui sotto a quante lunghezze siamo. Credo comunque 3-4 lunghezze dalla quintultima, forse. Quindi bisogna stare molto attenti, è un cammino ancora molto tortuoso, ovviamente l'obiettivo primario dichiarato a questo punto è la salvezza, quello che arriva di più può essere un surplus solamente di questa stagione abbastanza tragica in tutti i sensi. Quindi detto questo ragazzi io vi saluto, vi esorto come sempre di iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campanella e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo match. Sempre Ale Labari Ale. Ciao a tutti ragazzi.